A Cosenza, con l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione, è partita a tutti gli effetti l'era del governo che la maggioranza dei cittadini, con il loro consenso elettorale, hanno affidato a Franz Caruso. Ed è proprio a loro, ma anche a quanti non l'hanno scelto, che il primo cittadino rivolge il suo augurio per il nuovo anno, che è anche una promessa di impegno e di attenzione. Noi dobbiamo lavorare perché il bene della città venga posto sempre avanti ai nostri pensieri e alle nostre azioni. Tutto quello che noi dobbiamo fare lo dobbiamo fare perché Cosenza migliori, vada sempre più avanti. E io credo che mettendocela tutta, mettendo insieme le energie sane che ci sono nel Consiglio Comunale, ma ci sono anche nella macchina amministrativa, si possa realizzare veramente quel sogno che noi tutti auspichiamo, mandare a casa la commissione straordinaria, che è la commissione Oslo, ripianare quelli che sono i debiti della nostra amministrazione, quindi pagare tutti i nostri creditori e veramente realizzare quel benessere che deve essere il benessere di tutti, soprattutto di quelli più disagiati, di quelli più emarginati, di quella parte di bisogno che nella città non ha mai avuto ascolto e non è mai stata nei pensieri di chi invece doveva porlo al centro della propria attenzione. Noi pensiamo a loro e a loro auguriamo veramente che il nuovo anno possa essere un anno di speranza, un anno di serenità, un anno anche di felicità, perché tutti i problemi che noi abbiamo e che sono legati anche a questa pandemia possono essere superati, affrontati e messi nel cassetto dei ricordi. Guardiamo al futuro, guardiamoci tutti insieme, dobbiamo sperare che quello sia più roseo dell'anno che se n'è andato.